Il biellese è come un'isola, non ci arrivi se non ci vuoi davvero arrivare o se non ci sei nato. È un luogo di confine, cioè una muraglia alpina che ha un profilo che riconosci subito. Cinque valli, i torrenti, c'è tanta, tantissima acqua e questa acqua ha scavato fino a valle, fino alla pianura e ha dato anche vita a tante fabbriche, antichissimi lanifici, ma uno degli aspetti che all'inizio da bambina non vedevo ancora bene, ma che già sentivo come miei, era proprio questo incontro tra le fabbriche, tra le industrie, le vecchie ciminiere e la natura e tutto quel verde. Però me ne sono dovuta andare per capire davvero questo territorio e per capire quante storie e quante occasioni contenesse. E quindi da lontano ho iniziato a tornare, prima timidamente, poi sempre più attratta, perché non conoscevo tutti i santuari, tutte le storie del lavoro, ma anche le leggende di questo territorio. E quando l'ho scoperto ho iniziato a innamorarmi così tanto da vederlo come una nuova opportunità. Penso che la fine di un mondo, il mondo industriale, l'era da cui veniamo, abbia reso questo territorio come di nuovo vergine, come tutto da conquistare. Michelangelo Pistoletto l'ho conosciuto prima attraverso una delle sue opere, La Venere degli stracci, che ho visto proprio a Città dell'Arte la prima volta e mi ha colpito tantissimo, perché la bellezza non solo della Venere, ma soprattutto di quegli stracci, di quei tessuti, mi ha ricordato anche proprio la mia storia di ragazza nata a Biella tra i lanifici. Infatti tu testimoni come bisogna andare via, io sono andato via molto presto, per tornare. E non sono tornato troppo tardi. Tornare qui con la conoscenza, il sapere. Io sono sempre stato avido di conoscere, di sapere. Ecco che la Città dell'Arte a Biella vuole dire questo, vuole dire luogo in cui si raccoglie tutta questa esperienza, questa conoscenza e si prosegue in questa ricerca e in questa conoscenza, qua. Quindi stiamo facendo qui a Biella un'operazione per il mondo. Siamo veramente una fucina di nuova città. E secondo me Biella, per tutte delle sue caratteristiche, che ha appunto natura, un'enorme storia industriale finita, che però ci ha lasciato degli spazi molto anche suggestivi dove immaginare una nuova comunità, delle nuove idee, una nuova creatività, ecco che può essere un serbatoio di sperimentazione, perché siamo in un momento storico talmente critico, emergenze climatiche, pandemie, dove davvero non abbiamo più niente da perdere se non usare creatività, idee, cultura per inventare il nuovo. Quindi tu non hai questo sogno di vedere il biellese magari come primo grande esperimento di una società nuova, di un mondo nuovo che finalmente riesce a essere vivo dopo quello industriale e Ma io ho basta. avuto la fortuna di creare Città dell'Arte a Biella, perché Biella ha tantissime caratteristiche che non si trovano in altri posti. L'industria è sparpagliata nelle valli, non c'è stata la concentrazione nelle metropoli dove l'industria crea il dormitorio. Come periferia, in scatola la gente, milioni e milioni di persone inscatolati. E le fabbriche erano legate all'acqua, alle cadute dell'acqua. E quindi tutte le valli diventavano buone per l'industria. Quindi gli abitanti dei villaggi andavano a lavorare, ma abitavano già in un posto industrializzabile,
ma nello stesso tempo agricolo. E quindi questa doppia vita, agricoltura e industria, è sopravvissuta. Quindi i villaggi sono rimasti, i villaggi di oggi sono i comuni di oggi. I comuni di oggi sono la città sparsa del biellese. Ecco perché io oggi parlo di città arcipelago, biella città arcipelago. Noi stiamo preparando, appunto, dopo il riconoscimento di città creativa, non solo Biella come comune di Biella, ma 80 comuni, piccoli, medi, grandi, sono parte di questa famiglia, Biella. Famiglia nel senso che c'è una parentela culturale, una parentela professionale, una parentela, diciamo così, atavica, di vita comune, che ritroviamo, antica, ma è tutto così vicino al necessario oggi, alle necessità di oggi. Creare una nuova rete non soltanto mondiale, ma una rete locale, una rete molto ricca, capace di sostenersi senza bisogno di ricorrere ai grandi poteri, ma pian piano produrre i grandi poteri con le piccole organizzazioni cellulari. E Biella può essere una cellula nuova per un corpo nuovo. Dopo il mio primo romanzo, io sentivo di aver bisogno di tornare a Biella, dove ero nata, cresciuta, da dove me ne ero andata, e per capire me stessa dovevo di nuovo capire da dove venivo. E così ho iniziato a fare delle ricerche, a ritrovare dei vecchi amici, e ognuno mi raccontava che fine avevano fatto le persone del liceo, che lavori, dove vivevano. E tra questi racconti mi hanno raccontato di Riccardo Mazzucchetti, che a un certo punto aveva deciso di acquistare una decina di mucche e di fare il pastore transumante. Appena ho sentito questa storia mi sono talmente illuminata, talmente appassionata, che ho subito voluto conoscerlo e costruire addirittura un personaggio letterario che gli assomigliasse e che poi mi ha guidato verso proprio la stesura del mio secondo romanzo. E devo a lui tutta una scoperta con nuovi occhi della Valle Cervo, che poi mi è rimasta nel cuore come una radice vecchia e nuova. Ci rifacciamo sempre alla tradizione, alla montagna, ai nostri animali, alle nostre erbe spontanee e quello che la terra ci dà. È un'agricoltura semplice, quasi tradizionale. Quindi tu sei in qualche modo tornato in Valle Cervo, una valle da cui appunto molti se ne sono andati nei decenni, in cui, come dici tu, sono rimaste tanti spazi vuoti, di lanifici chiusi, e ti sei ripreso un mestiere del passato insieme a Roberta, tua moglie, però con un'ottica che guarda al futuro e anche con una creatività nuova, e hai dimostrato che non è una scelta naif o poetica, è piena di poesia, però no, anche piena di realtà. Sì, sì, poesia c'è quando c'è il bel tempo. E invece quando ci sono le giornate di pioggia, di nebbia, di freddo, di neve, la poesia scema un po', però c'è sempre l'ideale che accompagna. L'agricoltura sostenibile deve essere un obiettivo del futuro. E la cosa che mi colpisce di questo territorio, e anche forse un motivo per cui ci torno sempre, è il fatto che ci sono persone come te che a un certo punto hanno deciso di investire passione, energia, che hanno azzardato appunto mestieri che magari ti ridono dietro e ti dicono: ma dove pensi di andare tu con le mucche? E invece hai creato una realtà che è punto d'incontro, che è una nuova conoscenza, riscoperta del cibo, hai rivitalizzato dei pascoli, quindi hai creato bellezza. E questo laboratorio di coraggio è qualcosa di particolare che io ho visto accadere qui nel biellese.
Nel biellese in particolare negli ultimi anni c'è stato proprio quasi un ritorno alle tradizioni, all'agricoltura, alla pastorizia. E tu come te lo spieghi questo ritorno? Credo che sia una costante della natura umana. Dopo magari epoche di benessere sfrenato, di consumismo, di onnipotenza, alla fine questo crea dei problemi, crea delle situazioni che non sono più sostenibili. E allora si ritorna indietro alla natura. Certo, non si può pensare di vivere in maniera primitiva, certo. Le comodità e la tecnologia sono anche al servizio di queste cose qui, anche ben venga la fibra, ben venga la possibilità di avere internet nelle case, anche per il fatto, come abbiamo visto adesso, del lavoro da casa. In tutte le stagioni c'è la meraviglia dei boschi, incontri qualche animale selvatico che ti fa da compagnia, respiri aria pura, anche qui c'è anche un discorso della salubrità e della salute proprio dell'uomo. Però un'altra cosa che mi piace della tua storia e anche della filosofia che ci sta dietro, perché poi tu sei anche una persona che ha studiato, che porta anche nei suoi formaggi la filosofia, la storia che hai letto, quindi c'è anche una scelta culturale, però c'è anche proprio un'ambizione, no? A dire non lo faccio solo per me, ma lo faccio per un angolo di mondo che voglio che sia migliore. Sì, certo, e credo che dovrebbe essere un po' così per tutti, perché ognuno come cura il proprio giardino davanti a casa, il proprio cortiletto, perché non può ampliare la sua visione e avere magari un bosco suo, un pezzo di prato fuori dal paese, tenuto bene, del bello l'uomo non è mai sazio, no? Quindi la bellezza aiuta a vivere bene. C'è sempre questa idea, speriamo che domani sia migliore. Viviamo il presente? No, se domani, tra 15 giorni sono in ferie. Però tu le ferie non Ma le questa hai. È una scelta, è non bello, è un problema. Però è una scelta che... Riposo la natura, riposi tu. Quindi è proprio un accordo. Un accordo. La tua vita, il tempo della tua vita sì. È il tempo delle stagioni, sì. Del fieno. Sì, sì. Forse quello che insegna l'agricoltura, la natura, l'allevamento è proprio aspettare i tempi. Per me tornare qua, no, e venire a parlare con te e conoscere la storia che c'è dentro un formaggio favoloso, che poi appunto è il mio nutrimento, sì, quindi certo. Viene a far parte di me, è una conoscenza che per me è importante. Io non riesco più a pensare in termini turistici la vita, cioè per me la vacanza, diciamo, dalla normalità è diventata tornare qui per conoscere. C'è tutta una creatività nuova. Sì. E abbinare la tradizione con quello che è il mondo, stare al passo col mondo. Lasciare una valle, una situazione che sia fruibile per chi viene dopo, non dico che sia un obbligo, però è un imperativo. Io e Michael Silverman andavamo a scuola insieme nello stesso liceo classico di Biella e non ci siamo mai incontrati e mai conosciuti. Però poi, curiosamente, io ho sentito sempre parlare di lui in Toscana, perché andava all'università a Firenze, e poi a Milano, quando si è trasferito lì, e continuavo a avere alle orecchie questa leggenda di questo ragazzo biellese dal nome americano che se ne andava in giro per il mondo. E poi a un certo punto la grande svolta è tornato a Biella, non solo, a Cerrione, e ha piantato dei meleti e ha cominciato a costruire il suo futuro attraverso le mele. Sei stato ultra creativo, cioè non è che hai detto io prendo un antico mestiere e lo faccio sopravvivere, cioè l'hai riattraversato. No. Sì. Perché non ho questa forma di, diciamo così, di nostalgia del passato, cioè un grande rispetto, però... Ma questo è molto importante. Cioè la componente creativa, sì, c'è, l'abbiamo... penso che equivale a dire vitale, per me. Cioè creativa barra vitale, stiamo dicendo la stessa cosa, cioè è un modo dinamico e connesso a quello che succede intorno. Per cui questo rende molto interessante essere vivi adesso, poter lavorare, dialogare adesso, cioè sento tutta questa vitalità intorno.
Perché tu pensi che comunque questo è il momento storico in cui o riesci davvero a dire ripenso il mio modo di vivere con l'ambiente, con gli altri, oppure ho perso un'occasione che forse è anche l'ultima, perché poi insomma l'ambiente ce lo sta dicendo. Cioè un paradigma che ha funzionato per tutta una serie di decenni, cioè, non funziona più. E quando sposti, non è che cambi, che dici oggi faccio le mele, domani faccio le pesche. Cioè, quando ti trovi a dover ripensare il paradigma, che vuol dire lo schema di pensiero, lo schema logico, la logica. Cioè, se uno onestamente dice ma io non sono felice, non sto bene, ecco, questa cosa qui apre il mondo. Cioè, bisogna lavorare sulla vitalità interna, se si vuole essere attrattivi, cioè, bisogna rendersi vitali. Se si vuole una mela, devi lavorare sull'albero, puoi anche dimenticarti della mela. Una volta che hai capito che vuoi quello, basta, non ci pensi più alla mela, perché tanto devi pensare all'albero. Ok, quindi il benessere delle persone e il benessere dell'ambiente. Cioè, secondo me questo, ecco, è quello che io direi come un ragionamento sostenibile, cioè circolare. Cioè di voler fare il paradiso in terra, adesso questa è una parola grossa, ma di quello si sta ragionando, perché cioè, suona esagerato. No, ma però è ambizioso. E mettersi con quell'ambizione lì, cioè non muoversi per meno, non muoversi per meno. Quindi cosa diresti a un giovane, ma anche una persona che a un certo punto vuole cambiare? Beh, che intraprenda il suo ritorno alla terra. Terra non necessariamente è un campo dove coltivare, però la terra è ciò su cui camminiamo, è una base, ecco, cioè che si interroghi su qual è la sua natura, cioè la sua base. Cioè tu hai veramente rifondato la tua vita su un ritmo diverso da quello della grande città, della produzione per il profitto e basta. E questa vita che ha le domeniche, a certi orari, è una vita che secondo te è esportabile e può cambiare non solo appunto al tuo caso, ma può cambiare davvero il vivere dentro un territorio e dentro vari territori. È un nuovo paradigma. È che c'è un segreto che dobbiamo scoprire. Bello! E questa è anche la bellezza del biellese. Io da bambina andavo sempre ad Andorno, a Sagliano, perché i miei nonni abitavano lì e quindi facevo il giro di questi paesi, e il cappellificio Cervo era una delle fabbriche che mi affascinavano di più. Non c'ero mai entrata, però mio nonno non poteva uscire senza cappello, quindi la leggenda, il fascino di questo oggetto mi circondava dalla primissima infanzia. Poi, come sempre, ci vuole tempo, passano i decenni, torno ad Andorno, torno a Sagliano per riprendere le fila di quella che è la mia storia, e un giorno per caso abbiamo bussato e ci ha aperto questa ragazza piena di energia, giovanissima, che era proprio motore pulsante del cappellificio. Da lì è nata un'altra amicizia fantastica che mi ha permesso di conoscere tutta la storia che c'è dietro l'oggetto cappello, e non solo scoprire che questo non è un oggetto del passato, ma è pieno di vita e di futuro. Io, vabbè, vengo da una famiglia di cappellai fondamentalmente, quindi sono cresciuta a pane e cappelli da sempre. Mi sono appassionata a questo prodotto, che però non definirei prodotto, per me è proprio un oggetto, un'anima, è un qualche cosa che mette carattere, no? Tu comunque sei appassionata di moda, potevi stare a New York, invece hai deciso di stare qui a Sagliano Micca, sì, al cappellificio Cervo. Sì, perché io ho sempre creduto nel territorio biellese, sono sempre stata molto radicata. La mia famiglia mi ha insegnato valori molto solidi. Per me ogni giorno entrare al cappellificio è come avere un'esperienza nuova, è come creare ogni giorno qualcosa di nuovo. Ora, quello che a me piacerebbe veramente fare e trasmettere è proprio indossare di nuovo questo capo d'abbigliamento, cercare veramente di valorizzarlo, portare il biellese in testa.
Sono con te in questa sfida. Mi ricordo tuo papà, tu lavori appunto con la tua famiglia, tuo papà una sera mi ha detto io vorrei che il cappello diventasse come la sneaker. E mi ha colpito questa cosa perché per mio nonno in effetti lo era, sì. E che oltretutto abitava qui vicino ad Andorno Micca, per cui per lui era naturale uscire di casa e avere il cappello. Sì. Però nello stesso tempo c'è un valore, c'è un linguaggio, sì. C'è una storia dentro il cappello per cui noi non possiamo pensare di dimenticarlo. E il fatto che la sfida sia tornare a prendere una storia così anche grande, epica, e portarla nel futuro, mi sembra una delle chiavi poi per reinventarlo anche il futuro qui nel biellese. Perché tornare qui? Perché ci sono dei tesori che ci chiedono una seconda vita e che ci possono anche migliorare. E anche quello che avete costruito voi qui, riabitando, rimettendo colori, feltro e persone, che poi sono delle artiste, no? Le vostre sarte. Sì, sono veramente artiste e soprattutto mastre. Mm. Non so se si dica però mastre, perché... È una parola biellese. Sì, è una parola biellese, coniata adesso, sul momento. Bravo. Cioè il mastro cappellaio e le mastre sarte, perché loro impiegano veramente minuzia, cuciono a mano, danno quel valore aggiunto che si ha qui nel biellese, che si ha qui in Italia, quella mano d'opera che esiste ancora, e che va conservata e va tramandata alle generazioni successive. Noi sentiamo sempre queste grandi marche di moda internazionali con questi, sì, nomi altisonanti, sì, questi simboli dell'uso planetario, per cui le più grandi attrici, attori, famosi vestono questi marchi. E poi scopri che questi marchi, i cappelli, no, le sciarpe, sì, sono fatti qui. E non lo sa nessuno. Anche questo è meraviglioso, perché quanta poesia in realtà, quanta letteratura anche per me c'è dietro, no? Non solo così il bagliore del successo e della fama di certi marchi, ma la bellezza proprio dei tessuti, degli oggetti, delle persone che li fanno, le mastre, mi piace tantissimo questa parola. Questo va fatto scoprire al mondo, no? E quanto orgoglio! Cioè, io sono dell'idea che bisogna veramente essere orgogliosi, non bisogna scappare. Bisogna confrontarsi col mondo esterno e poi portare e ritornare per creare un'innovazione, per creare un qualcosa di nuovo, e dare un valore aggiunto a quello che già è stato creato. Sono d'accordo, no, con te, assolutamente. Il mio sogno è che qua dentro possano venire tanti turisti a scoprire la bellezza di un processo produttivo di un'eccellenza, perché poi, diciamo la verità, c'è stata una crisi economica, sì, spaventosa, un certo mondo industriale è finito, però la bellezza, l'eccellenza non può finire. E no, tu ne sei... Deve rimanere e soprattutto deve evolversi. Problemi globali hanno un impatto chirurgico sulle dimensioni locali, e quindi le dimensioni locali possono avere un impulso, anche portare un contributo per modificare i cambiamenti bisogna tornare al locale. Sì. Sembra strano, ma con l'idea internazionale mondiale in testa bisogna rigenerare il tutto partendo dal locale. Sul locale riusciamo a vederci, riusciamo a incontrarci, ma riusciamo poi anche ad accogliere. Però noi creiamo una situazione locale ampia, estesa, certo, dove la natura ci permette di respirare
Questo è molto importante. Noi dobbiamo avere qui la vacanza e il lavoro connessi. Questo è il punto. Perché se tu stai bene, sei in vacanza. Se stai male, non è il lavoro che ti fa star male, è la condizione di lavoro che ti fa star male. Certo. Quindi noi possiamo invecchiare lavorando. Questa è la cosa meravigliosa che ci offre la tecnologia. Possiamo lavorare stando fuori dalle metropoli, cioè in situazioni, diciamo, di arcipelago civile. E quindi il mondo nuovo lo stiamo proponendo praticamente in questa maniera, qui a Biella. Sono andata via da Biella da tanti anni, ma le amicizie più forti, più durature della mia vita sono tutte qui. E questo legame con le persone è uno dei motivi per cui io continuamente torno. E ogni volta che torniamo tutti insieme qui, quello di cui parliamo è l'ambizione. L'ambizione a non vivere soltanto per se stessi, per il proprio stipendio, per la propria casa, per la propria famiglia, ma anche per gli altri, costruendo un senso vasto di comunità e riprendendo la visione, il progetto di un intero territorio. In un momento storico così drammatico e anche uno spartiacque così gigantesco, vale la pena azzardare un paradigma nuovo, un nuovo modo di stare insieme.